motore, azione! Le recensioni cinematografiche del Ganzino. Titolo del film: L'esorcista del Papa. Gli scritti di padre Gabriele Amort diventano un film. Trama del film: padre Gabriele Amort, interpretato da uno strepitoso Russell Crowe, deve esorcizzare un ragazzo, ma scoprirà un qualcosa di grosso che il Vaticano nasconde da secoli. Il film è vietato ai minori di 14 anni, di genere thriller soprannaturale, dura 1 ora e 45 minuti circa. In programmazione presso la multisala Isola Verde di Pisa, dove l'ho visto il 14 aprile 2023 alle ore 18:15, proiettato in widescreen senza intervallo. Pregi. Primo film per questo genere per l'attore eroe del Gladiatore, che il regista Julius Avery ha fortemente voluto ed ottenuto grazie alla Sony che lo ha prodotto. La storia assolutamente vera di padre Gabriele Pietro Amort, modenese di nascita e partigiano durante la guerra, scomparso nel 2016, e che ha raccolto, nei resoconti, circa 100.000 esorcismi eseguiti, tutti perfettamente documentati, che con la fede ha svolto bene il suo operato. Film girato a Roma, a Tropea e a Castiglia, in Spagna. Il Papa è interpretato da un seppur vecchio ma sempre in forma Franco Nero, che ha appena finito di girare un altro film. Tensione e adrenalina sono altamente palpabili fin dai titoli iniziali e quasi fino alla fine del film, che ha tanti paragoni e assonanze con il cult L'Esorcista del 1972, di cui può essere considerato un remake a tutti gli effetti. Un attento osservatore noterà benissimo, osservando il labiale, che Russell Crowe, in alcune sequenze, recita in lingua italiana. Difetti. C'è una scena dove la madre del ragazzo è scagliata con violenza e sbatte la testa contro un lavandino, senza riportare ferite o perdite di sangue. Valutazione finale complessiva. A parte questo errore del regista, il film è il migliore in assoluto per questo genere e gli amanti non devono assolutamente perderlo. A chi non ama questo filone, consiglio di vederlo lo stesso perché fa ritrovare un po' di fede.